un momento speciale di Polifemo, una parte speciale di Polifemo che sta sposando mediaticamente la meritoria iniziativa, il meritorio progetto Credevo fosse amore, un progetto che vede protagonista la consigliera di parità della provincia di Taranto proprio nella lotta contro la violenza di genere. Purtroppo la violenza sulle donne è un argomento che riempie le cronache quotidiane e allora bisogna estirpare il male all'origine, e la funzione proprio di prevenzione e di educazione all'interno delle scuole è fondamentale ed imprescindibile. L'idea, il progetto dell'avvocato Gina Lupo, consigliera di parità della provincia di Taranto, è partito appunto dal capoluogo ionico e si sta diffondendo in varie realtà. Quest'oggi siamo in quel di Grottaglie presso il liceo Moscati. La professoressa Anna Sturino, dirigente scolastico del liceo Moscati di Grottaglie. Pensavo fosse amore, una iniziativa che la struttura scolastica da lei retta sta portando avanti, un messaggio forte e chiaro, e soprattutto l'uso, lo strumento dei questionari per entrare davvero nella mente dei più giovani, per capire le difficoltà e per cercare di sconfiggere questo grande male, la violenza dell'uomo sulla donna. È una violenza che va, come dire, estirpata fin dalla più tenera età. Concordo, il progetto si inserisce nel nostro piano di miglioramento in cui un vero e proprio capitolo è dedicato alla cura della persona. È un piano triennale che si è sviluppato in vari momenti, in vari ambiti, ed ora è approdato alla collaborazione con la consigliera di pari opportunità, l'avvocato Gina Lupo, che ci ha proposto di aderire a questo progetto dal titolo significativo Credevo fosse amore. Suppongo un'iniziativa che vede coinvolta lei e tanti suoi collaboratori, perché si tratta davvero di monitorare i più giovani, i più piccoli. Certo, è proprio in queste occasioni, in questi momenti, in queste iniziative che la scuola sviluppa il suo ruolo di rete. Attraverso nodi e relazioni cerchiamo tutti insieme di aiutare i nostri ragazzi a distinguere i sentimenti, in qualche modo quelli che vengono dissimulati, quelli che vengono come dire, proposti con l'inganno. Bisogna fare in modo che non si creda soltanto che sia amore, ma che lo sia davvero. E l'età che noi, con la quale noi appunto abbiamo a che fare è un'età molto difficile, l'età dell'adolescenza è ormai un luogo comune quello per cui l'adolescenza sia un'età difficoltosa, ma nei fatti ci accorgiamo che questi ragazzi, man mano che passano gli anni, e di anni insomma nella scuola ne abbiamo trascorso già tanti, sono sempre più complicati, sempre più fragili però, quindi apparentemente più duri, ma in realtà molto bisognosi di tanto affetto che però dobbiamo saper porgere. Allora, intanto grazie a questo aspetto liceo, perché conosco come attuale funzionario, prosegue alacremente il progetto Credevo fosse amore, una iniziativa ideata dalla consigliera di parità della provincia di Taranto, l'avvocato Gina Lupo, un progetto che è nato a Taranto e che poi sta conseguendo un grosso successo nella realtà della provincia ionica. Molte scuole appunto del Tarantino vogliono partecipare a questo progetto, a questa, io dico, battaglia educativa e preventiva. Molto importante qui al liceo di Grottaglie, al liceo Moscati di Grottaglie, lo strumento del questionario, un questionario per mappare diciamo le tendenze, forse anche le aspettative dei più giovani, dei discenti, degli alunni. E allora, avvocato Lupo,
uno sforzo non semplice, però sorretto dall'entusiasmo anche e soprattutto dei dirigenti scolastici. Sì, io sono veramente orgogliosa, devo dire che questa è un'idea che era partita un po' in sordina, mi ero confrontata col dottor Giuseppe Carli, che è uno psicologo, psicoterapeuta con cui lavoro da tanti anni, volevo dare un'impronta un po' diversa, per una volta tanto non parlare solo tra istituzioni e tra esperti, tra virgolette, ma far parlare i ragazzi. Come far parlare i ragazzi? Abbiamo pensato e abbiamo ideato questa formula, somministrando loro un questionario anonimo che ci permettesse di comprendere come vedono i ragazzi la violenza, come la vivono, quali sono i fenomeni in cui sono entrano in contatto e soprattutto, Luigi, a chi si rivolgono per chiedere aiuto, perché sia dal mondo giovanile che parta un'idea per essere aiutati, perché io sono fondamentalmente convinta che la parità di genere è alla base anche della violenza familiare ed extrafamiliare. Io penso che queste ragazzine di 14 anni che è il primo innamoramento pensano che sia normale come attenzione amorosa da parte del loro fidanzatino avere manifestazioni di violenza, subire manifestazioni di controllo del telefonino, del loro abbigliamento, siano forse già predestinate ad essere vittime un domani di femminicidio, e viceversa questi ragazzini che così giovani ritengono normale usare violenza nei confronti delle loro coetanee, che non hanno rispetto delle loro amiche, abbiano qualche problema a monte. Per cui io faccio questo e sono felice che dalla provincia, adesso è Grottaglia ma tra poco ci sarà anche Massafra, quello che doveva essere un esperimento riconducibile solo alla città di Taranto si è allargato e ci permetterà di analizzare i dati di ben 3 città, oltre Taranto, Massafra e Grottaglia. Dopodiché i dati saranno elaborati da queste 3 scuole e li svilupperemo per poi magari pubblicarle. Il ruolo fondamentale delle istituzioni nella formazione e nella prevenzione, ma c'è un'istituzione, io dico prioritaria, assoluta, che è quella indubbiamente quella interna, quella della famiglia, però poi ovviamente anche le istituzioni propriamente dette, nello specifico il suo ruolo e il suo ufficio di consigliera di parità della provincia, il ruolo delle scuole, le istituzioni che devono formare e vigilare sui più piccoli, sugli studenti, su quelli che dovranno essere, quelli che dovranno rappresentare i futuri uomini. E quindi questo questionario è davvero un primo screening. È fondamentale, il ruolo della scuola è fondamentale, è necessario, come è fondamentale, è necessario, imprescindibile la relazione di rete tra le istituzioni. Cioè, io sono consigliera di parità, tu lo sai molto bene, della provincia, ebbene io intendo mettermi al lavoro, mi sono rimboccata le maniche, sono andata io nelle scuole a presentare il progetto, a parlare con i ragazzi, perché di lì dobbiamo cominciare. Ma guarda, Luigi, lo dico senza problemi, già questa fascia d'età, 17, 14, 17 anni, è già un'età che, se vogliamo, un po' a rischio. C'è un'età in cui ci segnalano l'aumento delle denunce, proprio dell'uso della violenza, i casi di cronaca, te lo ricorderai, la giovane Noemi uccisa a sassate dal fidanzato, proprio in Puglia, se ce lo ricordiamo tutti quanti. Ora, la famiglia spesso delega la scuola, la scuola fa quello che può, ma è importante che tutte le istituzioni siano in rete e si devono fare tutti quanti. Io sono felice che delle scuole della provincia abbiano chiesto di partecipare a questo progetto, che, ti ripeto, ci ha permesso sì di slittare poi a settembre nell'elaborazione dei dati, ma è fondamentale, perché potremo anche vedere come la violenza tra giovanissimi viene vissuta nella città e in provincia. Quindi ho ritenuto con orgoglio di allargarlo questo progetto, di elaborare i dati subito dopo l'estate per dare il mio contributo. Prossimo appuntamento Massafra. Prossimo appuntamento a Massafra, lo stiamo elaborando, siamo proprio nello sprint finale, mi auguro di finire prima della chiusura delle scuole, in maniera tale che a settembre potremo già avere tutti i questionari. Si tratta di 200 studenti, ragazzini e ragazzine di questa fascia di età per ogni scuola, quindi ben 600 ragazzi che verranno adoperati un pochino come test per noi istituzioni, per farli parlare. Con il supporto ovviamente di specialisti della materia, gli esperti di psicologia e quant'altro. Assolutamente, Luigi, tu mi conosci, sai quanto io credo alla rete, io credo alla collaborazione, a me piace da morire lavorare in team, io guardo l'aspetto giuridico, guardo l'aspetto sicuramente legale, ma è fondamentale per me rapportarmi a esperti come Giuseppe Carli, psicologo e psicoterapeuta, il dottor Romeo, sono stati giudici del Tribunale per i minori, quindi hanno un'esperienza sul campo notevole ed è fondamentale che ognuno faccia il suo. Ecco, loro guarderanno oggi, spiegheranno ai ragazzi gli effetti di vivere
vivere, respirare un'atmosfera di violenza familiare. Un ragazzino che vede il padre svalutare la madre, che la vede umiliare, è un ragazzino che porterà a svalutare e umiliare le compagne di scuola. Viceversa, una ragazzina che vede la madre che non reagisce alle violenze dell'uomo di casa sarà una ragazzina che riterrà normale subire questo stesso comportamento anche dal fidanzatino. In questo caso, anche proprio come forma di intervento immediato, il ruolo degli inquirenti, delle forze di polizia, perché poi bisogna in certi casi proprio sradicare l'evento proprio maligno, diciamo, quello immediato, poi ovviamente bonificare, tra virgolette, così i resti, io dico i postumi di quella violenza. Le forze di polizia e le autorità fanno il massimo, quando vengono però investite. Spesso questa violenza omertà rimane nascosta, e non parlerei di omertà, rimane proprio nascosta all'interno della famiglia. Da avvocato familiarista so benissimo che una famiglia non è uguale all'altra e la famiglia ti dice la sua verità, ed entrare, togliere il velo all'interno della famiglia non è facile, quindi è difficilissimo venire a conoscenza di questi episodi. Dottor Giuseppe Carli, psicologo, è colui il quale insieme alla consigliera di parità della provincia di Taranto, l'avvocato Gina Lupo, ha elaborato questo progetto Credevo fosse amore, una capillarizzazione di questo progetto nelle varie realtà scolastiche provinciali. Da Taranto, siamo partiti da Taranto e ora siamo nei comuni appunto dell'Interland tarantino. Sì, abbiamo messo a punto un questionario attraverso il quale andiamo ad indagare qual è la percezione, l'interesse che i giovani hanno in merito all'approccio con l'amore e quindi le idee che hanno rispetto alla gestione dell'affetto e dell'amore all'interno delle famiglie e le loro esperienze adolescenziali nel confronto con i coetanei. Per cui andremo a raccogliere in forma statistica questi elementi, questi numeri, per tradurli nuovamente in impressione, in parole, e restituirli alla cittadinanza attraverso un ulteriore incontro. Ecco, dottore, ci sono tre elementi fondamentali: sentimenti, sessualità e purtroppo episodi di violenza. E allora sentimenti, sessualità, realtà che vanno controllate rispetto alle quali i più giovani devono essere consapevoli. Sì, assolutamente, servirebbe una educazione capillare rivolta ai ragazzi proprio per sensibilizzarli in termini emotivi, nell'approccio giusto, adeguato e rispettoso di sé e degli altri quando vi è l'incontro amoroso, altrimenti poi si assistono agli episodi di violenza che sussistono nelle coppie e nelle famiglie. Forse anche il tam tam mediatico, la eco di queste violenze, paradossalmente la diffusione di questi casi, magari sbattuti in prima pagina, proprio quasi per enfatizzare certi fatti, possono sortire un effetto boomerang e scatenare l'effetto opposto. Sì, probabilmente è la cattiva gestione dell'informazione che i ragazzi ricevono, quindi torno a proporre una forma educativa nella gestione delle informazioni che i ragazzi ricevono sempre all'interno delle loro famiglie. La responsabilità la restituisco agli educatori, sia in ambito scolastico che familiare. Il dottor Francesco Paolo Romeo, pedagogista e psicologo clinico. È un'età difficile, un'età particolare, quella che va così dai 14 ai 16-18 anni, un'età di formazione, ma io dico anche in certi casi di deformazione. Come mettere dei paletti affinché vi sia una corretta crescita sentimentale e sessuale? Hai detto bene, perché probabilmente stasera parleremo di paletti. In realtà la metafora che noi meglio utilizziamo è quella della cornice educativa e ci accorgeremo dalle varie relazioni di stasera che probabilmente manca ai nostri giovani qualcuno che riesca a contenerli da un punto di vista educativo. I corpi dei nostri ragazzi sono sempre in movimento, ci sono le diagnosi che vengono chiaramente dalla neuropsichiatria, per esempio, che
accentuano questa dimensione oppositiva provocatoria dei ragazzi, ma anche altri disagi minorili, nuovi disagi minorili che ci raccontano di corpi in movimento che arrivano anche a drogarsi, ad alcolizzarsi, a vendersi in qualche modo e in qualche situazione, e che hanno bisogno di questi, come dici tu, paletti, di questi contenimenti. Dottor Romeo, forse c'è anche un deficit educativo proveniente dalla famiglia. Il modello famiglia molte volte si è un po' sbiadito e quindi la figura e la funzione educativa di un padre e di una madre, questa carenza talvolta crea certi effetti, effetti magari deflagranti, perché rispetto magari a 40-50 anni fa, oggi c'è la spettacolarizzazione della violenza, anche quella sessuale, e quindi una sorta di perverso spirito di emulazione. Allora, mi ricollego alle cose dette anche dal maestro Carli prima, un carissimo amico, riguardo al dato televisivo, diciamo così, della spettacolarizzazione di quello che accade. Sicuramente le ricerche attestano che se i ragazzi non diventano più aggressivi, perdono la sensibilità, quindi va a rompersi questo dispositivo che noi chiamiamo empatia, e probabilmente assistere a omicidi dai telegiornali, ai film, ai videogiochi può sicuramente abbassare quella capacità e quella competenza di tipo relazionale. C'è sicuramente qualcosa che non va all'interno delle famiglie. Le famiglie sono oggi evaporate. Noi diciamo che le famiglie, le agenzie educative sono evaporate. Significa che da un punto di vista sociologico dal liquido si è passato al gassoso, e quindi noi dobbiamo cercare in qualche modo di farli riassemblare insieme anche al lavoro che fanno gli operatori della scuola. E qui entra il ruolo dei media, in particolar modo quello della televisione. Per capirci, il modello Grande Fratello, dove si esalta più la sessualità che i sentimenti, possono creare, senza per carità voler incolpare questa realtà televisiva, però possono creare dei modelli, diciamo, non corretti. Assolutamente sì, e vi do un dato di una ricerca che ormai ha qualche anno, però dai 0 ai 18 anni, durante l'arco evolutivo, noi sappiamo che i giovani d'oggi osservano in televisione fra i 20.000 e gli 80.000 omicidi. Quindi hai detto bene che l'onda emulativa e il modello che viene mediato dai media è un modello nei confronti dei quali dobbiamo comunque tutti lavorare. Beh, a questo punto dobbiamo ascoltare gli studenti, d'altronde sono loro i destinatari ultimi di questa iniziativa. Siamo infatti con una studentessa del liceo Moscati di Grottaglie, Lia Arces. Cosa pensi di questa iniziativa? Anche tu come ragazza vivi la tua vita, vivi i tuoi anni, è una fase delicata e soprattutto è importante la fase della prevenzione, proprio per far sì che i sentimenti non scadano in episodi di violenza. Sì, infatti io sono la prima che ha contribuito a questa iniziativa insieme alla mia professoressa. Ho voluto scrivere un pensiero che poi sarà utilizzato per la presentazione, perché io credo fermamente in questa cosa, perché noi siamo i giovani di oggi, noi siamo ragazze, siamo le ragazze del futuro, e se noi nella nostra quotidianità non iniziamo comunque a prevenire questo fenomeno, donna per donna, non, certo crediamo fermamente nella rete, ma con le parole penso che si può trasmettere molto di più di un messaggio comunque via internet. Noi siamo le donne del futuro e dobbiamo essere tali. L'amore non è morte e dobbiamo urlarlo in modo tale da far capire alla gente l'importanza.